Gentili telespettatori, buonasera da Gianfranco Vultaggio, benvenuti a Un Calcio di Eccellenza. Ed è proprio un parterre di eccellenza quello che abbiamo questa sera, perché come vedete sulla mia destra il presidente Giovanni Ricausi del Mazara Calcio, sulla mia sinistra immediatamente l'opinionista della trasmissione, ormai veterano, possiamo definirlo Girolamo Cristaldi, e a seguire il direttore generale del Mazara Calcio, Salvatore Marino, che ringrazio intanto per essere qui con noi questa sera. Specialmente il presidente che è reduce di una bronchite. Come siamo con la bronchite? A buon punto? Diciamo un buon punto, ancora ci sono, c'è da risolvere Vedi definitivamente, come ci mettiamo noi così, perché non si Ok. sa Allora, mai. volata via la 21ª giornata di questo campionato di eccellenza. Una giornata che è stata decisamente storta, negativa, per le squadre del Mazzaro, sia per quanto riguarda il Mazara che per quanto riguarda il Mazara 46. Onestamente non poteva essere più nera, anche se in termini di classifica poco conta, diciamo, la sconfitta del Mazara 46, perché resta sempre nei piani alti della classifica. Col Mazara invece le cose sono un po' cambiate, ma è giusto che ne parliamo anche con i protagonisti che abbiamo questa sera, e facciamo anche una panoramica su quelle che sono state gli impegni di tutte le altre consorelle del girone A di questo campionato d'eccellenza. Leggiamo i risultati. Atletico Palermo Geraci 0-0, Castellammare Profavara 1-0. Questi sono gli anticipi di campionato. È chiaro che alla luce di questo secondo risultato, Castellammare Profavara, è fuori ogni dubbio, e penso che anche il mio opinionista sia d'accordo, che un po' si sono spente le velleità giallo-blu in testa del Profavara. Continuando con riferimento alla domenica, Misilmeri Accademia Trapani 0-1, buona la cura Melillo a quanto pare. Folgore Casteldaccia 2-0, ritorna dopo 119 o 120 giorni alla vittoria la squadra folgorina con cambio della panchina, anche se Filippo Cavataio non si è accomodato in panca. Fulgatore Sciacca 2-1, prestigiosa vittoria per la squadra trapanese. Mazara Aspra 0-1, ne parleremo abbondantemente. Nissa Mazara 46 1-0 e Castelbuono Marineo 4-1. La classifica, questo è il turno successivo, ecco la classifica. Allora, adesso chiaramente le distanze sono diventate 6, non sono più 3, due partite. Ci viene difficile pensare che la Nissa possa perdere due partite. Ma comunque, Nissa 58, Profavara 52. Il Castellammare balza al terzo posto, grazie alla vittoria sul Profavara, ma grazie anche alla sconfitta del Mazara 46, che si ferma a 36. Castelbuono 34, Atletico Palermo 28, 27 per lo Sciacca. Misilmeri 25, battuta d'arresto pesante per la squadra del Misilmeri. Geraci e Folgore 24 punti, Marineo 22, Accademia Trapani 20, Casteldaccia 18, Fulgatore 17 in condominio con l'Aspra e, incredibilmente, il Mazara ritorna nuovamente ultimo ad una lunghezza di distanza con 16 punti. Sentiamo il punto della giornata con il nostro opinionista. Ciò che balza in evidenza, diciamo, è la sconfitta del Profavara in quel di Castellammare, e il Castellammare sta dimostrando di essere una buona squadra, ben quadrata, ben messa in campo da Catalano, insomma, molto molto buona. Il Profavara che perde un suo attaccante ritrovato, Retucci, per quasi tutta la fine dell'anno del campionato, per il grave infortunio occorso ieri durante la partita. E quello che più conta, forse andiamo diciamo nei play-out, una brutta, brutta sconfitta del Mazara che viene a vedere dove si nota una mancanza di penetrabilità degli attaccanti verso la porta avversaria, cosa che si era vista nelle ultime due partite che ci aveva fatto ben sperare, avendo fatto tanti gol e non si è riuscito ieri a metterla dentro, anche con un gol annullato da vedere poi bene, poi vedremo con precisione.
E quello che più conta è che tutte le altre squadre che erano un po' dietro e leggermente davanti al Mazara hanno quasi vinto tutte. Hanno allungato il passo di 3 punti. Hanno allungato il passo e questo quindi bisogna vedere domenica prossima cosa bisogna succede. Ricorrere ai ripari e ritornare nuovamente ai miracoli che abbiamo visto nelle giornate precedenti. Allora, se la regia è d'accordo, io inizierei subito con la proiezione delle immagini e partirei subito dalla vittoria della Nissa sul Mazara 46. Vi ricordo il finale 1-0. Triboli, inizio caldo al Marco Tomaselli di Caltanissetta, un'espulsione per parte di un dirigente della Nissa e uno della Mazara. Prima occasione ancora per i biancoscudati con Gueye che impegna Keba, minuto 19, gli ospiti in avanti con la conclusione dal limite che Lezzai riesce a respingere, poi l'azione si perde in un nulla di fatto. Minuto 24, Privitera allarga il gioco a sinistra dove c'è Galfano, lo stop, lo sguardo in mezzo, il cross sul secondo palo, arriva Esposito alla deviazione dopo il controllo. Pallone sull'esterno della rete, minuto 32, calcio d'angolo di Privitera, Nissa pericolosissima, il corner proveniente dalla destra e per Gueye, colpisce al volo ma non trova lo specchio della porta. Minuto 35, Gueye punta l'uomo, ingresso in area da sinistra, cross deviato, arriva o meglio non arriva il colpo del possibile 1-0 del compagno sul secondo palo. Minuto 39, conclusione dalla distanza di Privitera bloccata dal portiere Keba. Minuto 43, schema su punizione, conclusione che termina fuori a opera della formazione del Mazara. Fine primo tempo al Marco Tomaselli di Caltanissetta, ancora reti bianche tra Nissa e Mazara in un match, ricordiamolo, potenzialmente importantissimo per il campionato di biancoscudati. Al 48esimo il Mazara riesce a salvarsi dopo un prolungato batti e ribatti in area, colpisce anche una traversa la Nissa che al 50esimo trova lo spunto con Esposito che cerca la triangolazione e protesta per un possibile fallo di mano non ravvisato dal direttore di gara. Prosegue l'azione con Privitera che impegna Gebba, minuto 55, Galfano stavolta a destra, il pallone all'indietro, Esposito prova a controllarla in area di rigore ma spara fuori, 58esimo, pericolosissimi giallorossi in ripartenza ma l'ultimo passaggio è quello sbagliato e potenzialmente decisivo. 60esimo, anche la Nissa prova a sfondare con un tiro da fuori, viene deviato in calcio d'angolo. Al 65esimo il momento di Semenzin, minuto 68, rimessa lunga, tiro cross da parte di Esposito che trova una deviazione, non quella decisiva perché sulla linea si salva il Mazara. Minuto 73, Esposito punta l'uomo nell'uno contro uno, va a calciare, il pallone viene sfiorato da Keba che finisce sul fondo. Ancora un cambio per la Nissa, tocca a Dall'Oro. 78esimo, Mazara che protesta per un possibile intervento in area di rigore che però non viene ravvisato dal direttore di gara, si può proseguire, tocca a Scaletta e a Trivoli. 87esimo, Semenzin dalla destra mette il pallone in mezzo allontanato sui piedi di Dall'Oro che la controlla e trova un gol clamoroso, 1-0 della Nissa a 3 dalla fine, pesantissima la marcatura di Dall'Oro che trova un destro praticamente perfetto che si stampa all'incrocio. Nel frattempo entra Rossi, chiude in avanti il Mazara con la punizione che viene scodellata in mezzo senza esito, finisce la partita di lì a poco al Marco Tomaselli con la Nissa che potrebbe trovare anche il 2-0. Personale ubriacante di Gaston Semenzin che però viene chiuso in calcio d'angolo. Festa al Tomaselli, 1-0 della Nissa. Potrebbe essere decisivo questo 11 febbraio nel campionato di eccellenza siciliana nel girone A e a lungo sulla Profavara. Una Nissa che ha dato l'impressione attraverso gli highlights di non volere rischiare più di tanto, perché in qualche sortita il Mazara 46 ha cercato di infastidire la porta dell'estremo difensore nisseno, però tutto sommato, voglio dire, tenendo conto del palo, della palla calciata fuori malamente sotto porta, di un tiro preso sulla linea della porta, mi permetto di dire che la vittoria della Nissa è ineccepibile, no? Secondo me sì, il Mazara 46 ha tentato in tutti i modi di poter addormentare quella gara e quindi portare via un risultato, un positivo, un punto era tanto per far muovere la classifica. Non c'è riuscita all'ultimo, insomma, con quel tiro che ha fatto il nuovo entrato Dall'Oro, insomma, gli è riuscito quel tiro che ha tolto le ragnatele dal sette, insomma, fortunatissimo. Le cronache ci raccontano che subito dopo l'inizio della partita
una scorribanda tra le due panchine ha dato origine a una duplice espulsione. Da una parte un dirigente lanista, dall'altra parte le cronache, gli highlights ci raccontano di un dirigente, ma le cronache giornalistiche ci raccontano di Giovanni Iacono che è stato espulso. Per il momento non diciamo né quello né l'altro perché non abbiamo la certezza. Non abbiamo la certezza dell'uno o dell'altra cosa, però mi permetto di dire che le vicissitudini in casa giallorossa probabilmente hanno segnato il momento della squadra. È fuori da ogni dubbio che tutto quel che è successo nell'arco degli ultimi, con riferimento alla settimana passata, quindi gli ultimi 8 giorni, 9 giorni, ha sicuramente scombussolato tutto l'ambiente e secondo me anche in buona parte la tifoseria, no Girolamo? Allora, si partivamo da certezze. Certo, certamente il cambio dell'allenatore, prima chiamato, poi è andato via, prima l'altro, poi quell'altro ancora, poi è andato via, tutte queste varie cose, certo non fanno bene al gruppo, alla squadra, è normale, quindi tutte queste vicissitudini nuociono tantissimo alla mentalità vincente di una squadra. Allora, è fuori da ogni dubbio che le dimissioni presentate da mister Domenicali hanno lasciato un bel po' di amaro in bocca. È vero che le dimissioni sono frutto, veramente non ne sono del tutto convinto che siano frutto dei risultati, perché lui più che di parlare dei risultati nel suo discorso di congedo parla di altre cose. Di dissapori o comunque di mancanza di intenti e di comunione di idee all'interno della società. Questo ovviamente con riferimento al sodalizio giallorosso, per quanto mi riguarda è un grosso dispiacere, perché significa che non sempre la nave va nel verso che dovrebbe, qualche volta pecca. Le procelle possono qualche sempre volta venire da un momento all'altro. Esatto, ora è chiaro che in quest'ottica c'è stato il ritorno di Giovanni Iacono, fra l'altro anche lo stesso Filippo Cavataio che si era avvicinato al sodalizio giallorosso ed era stato di supporto a Domenicali e approdato in quelle di Castelvetrano con la Folgore, quindi sembra che, se così possiamo dire, ci auguriamo che ci sia un po' di serenità in casa giallorossa e che si possa riprendere quel cammino che aveva evidenziato messe in evidenza le caratteristiche della società allenata da Giovanni Iacono. Per il resto chiaramente in questo momento non ci sentiamo di andare oltre, diciamo soltanto che comunque a mister Domenicali i risultati secondo me erano comunque anche sotto gli occhi di tutti, insomma, voglio dire, non è che erano dei migliori, quindi provenendo da un percorso di campionato che prevedeva che per 14 partite la squadra segnava sempre, poi sta squadra dimentica la via del gol e subisce dei pareggi e delle sconfitte, tra l'altro anche tra le mura amiche, onestamente non ci si aspettava questo passaggio. Ciò non di meno, da tifoso del Mazara 46, mi auguro che al più presto possibile la squadra si rimetta in carreggiata, ad iniziare da domenica prossima, che giocheremo tra le mura amiche qui al Nino Vaccara. Vediamo adesso le immagini inerenti la partita Atletico Palermo Geraci, vi ricordo, è l'anticipo 0-0. Ah! Palla sul fondo e si dispera! Aspetto nel controllo, ma riesce comunque a mettere in mezzo il pallone sul secondo palo. Arriva poi da De Morra, che punta la rosa. Mette in mezzo il pallone, Andrade con la testa! Fuori! Serve Camarà. Poi Pucci supera un avversario, apre bene a destra dove c'è Mercanti che può mettere il pallone in mezzo per Pucci che non riesce a calciare, palla ancora lì, la parata di Barbagallo che salva il risultato, ma non è finita perché c'è ancora Caronia, due volte il numero uno del Geraci. 8 giorni fa la bella parata, intanto qui Mercanti gira con la testa, palla che finisce fuori. Occhio al contropiede del Geraci col tentativo di verticalizzazione per Andrade che prova a superare Giuliano, lo mette a sedere ancora Andrade, palla sul fondo.
poi ancora il pallone per il Geraci, messo in mezzo, la rosa allontana, occhio alla possibilità buona per De Morra che calcia, si frappone Fricano e poi la palla sul fondo, Angelo Caronia, come dice Lo Pizzo, quindi rimessa per il Geraci, De Morra mette dentro, poi andrà da tu per tu con Di Maria, trova la rete, ma si era già alzata la bandierina dell'assistente fuori gioco. Camara, palla sul secondo palo, poi rimane lì. Ancora Giovagnoli. Tocco a destra, palla messa in mezzo. Guadagnoli, Camara può mettere il pallone in mezzo. Allontana Lo Pizzo. Poi occhio alla ripartenza con Andrade che controlla. Esce Di Maria, il pallone che rimane sul piede del calciatore del Geraci e la salva Andrea Punzi sulla linea di porta. Camara, pallone buono per il colpo di testa di Giuliano e poi non riesce l'Athletic Club ad essere pericoloso con Mendola. Se adesso sarà in fiducia il Geraci. Qui va bene sulla sinistra Pane Bianco, pallone messo in mezzo, non controlla e poi la conclusione di Albanese, alta sopra la traversa. Pallone messo in mezzo da parte di La Rosa, lascia sfilare Giuliano, arriva con le mani Barbagallo e poi anche intelligente a vedere l'avanzata sulla sinistra di Pane Bianco che supera ancora tutti, ancora Pane Bianco calcia con il mancino, Di Maria mette fuori e poi Andrade murato dalla Rosa, palla poi in verticale con Andrade che prova ad impensierire Punzi che però controlla bene da ultimo uomo e riesce a trovare anche nel rinvio Camara anticipato poi da Pane Bianco che mette il turbo come al solito sulla sinistra, eccolo qui Rodriguez che calcia verso la porta, Di Maria, è una super parata quella di Mattia Di Maria e c'è Corsino alla battuta, veloce verso Fricano, pallone in mezzo, colpo di testa tra le mani di Barbagallo. Palla per Caronia, controlla Mendola, la palla ancora buona per l'Athletic Club che gioca con Fricano, imbucata ancora bene a trovare il compagno, pallone a rimorchio, arriva Corsino che salta un avversario, c'è una situazione di confusione, chiede un tocco con la mano, poi Gianmarco Corsino, la battuta di Barbagallo. E rientriamo in studio dopo aver visto le immagini relative a questo risultato ad occhiali che ci evidenzia il buon momento di salute delle due squadre, no? Cioè sia l'Atletico Palermo che questo Geraci onestamente stanno bene, ma a confortare questo momento per certi aspetti possiamo dire Salvatore Marino che sono tranquilli di classifica e quindi sono tranquilli anche nel gioco. È chiaro, c'è un gruppo di squadre che si trova a ridosso delle prime due e diciamo un po' staccati dalla zona playout che in questo momento non hanno nulla da chiedere al campionato, per cui giocheranno in scioltezza e magari non si accaniscono una con l'altra, quindi diciamo è un risultato che ci stava questo 0-0. È il classico risultato d'occhiali che accontenta entrambi i contendenti, no Giovanni? Cioè, in un certo senso dice non ci facciamo del male, tanto va bene lo stesso. Ma il calcio è questo, è sempre stato così. Quando si mette a pretendere, va bene. Facciamoci la partita, onoriamo il campo, però è inutile tanto o vincere l'una o vincere l'altra. Se è un discorso di derby magari, allora... No, il derby è sempre... È giusto, ma una volta che in classifica c'è quella tranquillità, quindi non c'è niente da pretendere per l'alta classifica, sicuri della bassa classifica, è chiaro che escono questa tipologia di partite. Su questo non sono molto d'accordo sul fatto di essere sicuri in bassa classifica, perché il Geraci a 24 punti può essere risucchiato benissimo, basta perdere una partita e viene risucchiato subito dagli altri. Al mio giudizio dal 24 può succedere solo, matematicamente parlando, se ne perde due e le altre ne vincono due, con riferimento al Marineo e all'Accademia Trapani.
solo a questa condizione può succedere. Sì, vabbè, quindi, però basta andare a un punto, già incomincia a tremare. Però è anche vero che queste due squadre si mantengono un po' distanti dalla zona dei playoff, perché non sarebbero interessate. No, playoff assolutamente. No, dico con riferimento, ormai sono tagliate fuori, no? No, playoff non sono tagliati fuori, a mio giudizio, con questa, con il fatto che il Profavara abbia perso la partita, quindi Castellammare si è messo a 14 punti. Quindi se il Profavara retrocede, visto il contratto che ha perso, e quindi gioca in scioltezza e non gioca più per raggiungere, non c'è più quella grinta, non c'è più quella grinta per raggiungere la prima squadra, può perdere altri punti e quindi può essere risucchiata dalle altre squadre, risucchiata quantomeno, portarsi a un meno 10, e quindi rientrerebbero per i playoff di altre squadre. E proprio per l'aspetto specifico di cui stiamo parlando, vediamo le immagini inerenti al Castellammare che batte il Profavara e, per certi versi, se lo possiamo dire, chiude l'argomento promozione in Serie D. Colpo di testa provato da Messina, Ficarrotta dalla bandierina, la battuta col Mancina rientrata, secondo palo, non la prende nessuno. Cardinale, un tempo, la caccia perfettamente, allora Calagna si accentra sempre di più, il tiro golato! Carelli sta mandando a calciare, adesso lo piazza, il destro. Serie di passaggi di prima, Lucarelli, vicinissimo a prenderla. Ficarrotta sul fondo, Danilo Terranova, passato da Bossa, ne ha tre attorno, ancora Terranova, al limite Calagna, viene chiesto il tiro, ho sbilanciato Musso, il gol di Musso, il Castellammare passa in vantaggio, tutti in campo per la rete di Leonardo Musso, 1-0. Lupo gira da Ficarrotta, guarda il pallone, guarda dentro, pallone che gira di Paola, la battuta di Ficarrotta, il colpo di buon tempo, qua la toccata, attenzione al pallone per Calagna che si libera degli avversari, calcia, finisce a lato questo pallone in giallo blu, si ferma Ficarrotta, Azina va, intervento dell'attaccante delle Castellammare, c'è il giallo, era già morito, espulsione, Castellammare 10 per gli ultimi 20 minuti, espulso Malik Ba, un tempo diagonale, la sponda, c'è il tiro con il destro, finisce fuori il tentativo di Pietro Balistreri per rimontare le Castellammare, per stare al passo della Nisa. Ficarrotta a giro troppo in alto, riceve la vittesa, panchina della Pro, tutto in piedi, segue l'azione, Ficarrotta calcia spacciato sul primo palo, Di Bella l'alzata di Caternetta, si cerca un pallone in aria, c'è il tiro al volo, finisce fuori, occasione gigantesca per Ervini. Eccolo qui il triplice fischio ufficiale, il Castellammare batti la Profavara di misura. Un Castellammare giustamente vincente e festeggiante, perché è un risultato importante, Giovanni. Sì, no? Molto importante. Cioè uno di quei risultati che giustifica per certi versi l'andamento di una stagione. Voglio dire che se sei terzo in classifica, anche se a 14 punti dal Profavara, ma questa vittoria non è evidenzia che solo tu hai fortuna, delle qualità. Non è semplicemente fortuna, anche perché a casa del Castellammare è sempre dura andare a vincere, e dimostrazione è anche la Nissa, dico, ora non mi ricordo se ha vinto 1-0 pure, però dico è stata sofferta la vittoria, quindi è un gambo molto ostico per qualsiasi squadra, e sia di alto vertice che di basso vertice. Quindi tutto sommato hanno creato questo gruppo molto amalgamato,
La realtà sono poi la classifica, tutti gli discorsi poi alla fine sono i numeri, sono i numeri che ci raccontano la classifica. Girolamo, colpisce anche il fatto che la squadra per un bel pezzo di partita nel secondo tempo ha giocato in inferiorità numerica senza il suo giocatore principe, cioè quel Malik Bache. Non solo è realizzatore, tiene l'attacco, è un giocatore veramente fantastico. E nonostante tutto ha tenuto il botto, come si suol dire, la botta, e ha portato a casa 3 punti che, ripeto, in termini di classifica eccetera permettono di scavalcare il Mazara 46, ma fondamentalmente diciamo non danno altro significato se non il prestigio di battere la seconda. Ma il prestigio, perché il Castellammare assieme al Castelbuono sperano, non è detto che poi che vengano riaperti i play-off, per cui se l'è giocata tutta per cercare di fare bottino pieno sulla, riuscendoci e giocando pure bene, anche se un pareggio non sarebbe stato male, insomma, perché ci stava anche. Ma diciamo che il Castellammare in casa, come giustamente diceva il Presidente, non fa soffrire le altre squadre, è tantissimo, è come se ci fosse un bunker dentro, è un fortino da espugnare e gioca proposito... bene anche senza l'ottimo ma perché devo dire che senza quel calciatore la squadra non è la stessa. Salvatore Marino, ci si aspettava questa sconfitta del Profavara per le troppe vittorie in trasferta fatte? Diciamo, era questo il cambio dove era possibile che cadeva il Profavara? Come ha detto poco fa il Presidente, il campo di Castellammare già è difficile per chiunque. E poi hanno ormai trovato la consapevolezza di avere un gruppo coeso, un gruppo che viene anche già formato negli anni precedenti. E quest'anno con l'arrivo del direttore generale Castronovo, che ha portato molta competenza, molta esperienza e anche risorse nuove in termini anche di calciatori che provengono dal settore giovanile del Palermo, questo gruppo ha trovato una dimensione ben definita e quindi il lavoro di Mione, che già, ripeto, era iniziato già da qualche anno, quest'anno sta cogliendo i frutti, quindi a Castellammare chiunque può perdere. È un momento decisamente sì per la squadra del Castellammare ed è un momento che sembrava decisamente negativo, ma con l'ingresso e l'arrivo di cambio di panchina nell'Accademia Trapani, con l'arrivo di Melillo, incredibilmente l'Accademia Trapani, dopo prestazioni decisamente opache e brutte, espugna il campo del Misilmeri 0-1. Le immagini. Buon pomeriggio da Francesco Camuca, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri per la sfida tra Don Carlo Misilmeri e Accademia Trapani, 21esima giornata del campionato di eccellenza girone A. Lo scambio con Giannazzo, poi Nolfo, palla lanciata ancora per Nolfo che si presenta in area, Nolfo al contatto, calcio di rigore. Dunque si presenta dal dischetto Secum contro Zummo, fischia l'arbitro. La rincorsa di Secum, Zummo, poi ancora Secum, arriva sulla ribattuta e porta in vantaggio l'Accademia Trapani. Era stato bravo Zummo a sventare il calcio di rigore, il più lesso di tutti, Najib Secum. La punizione, la rincorsa di Romano, secondo palo, Ricciulli sforbicia verso l'area, Campanella la mette in calcio d'angolo. Maltese per Cerniglia, ora Pellegrino con questo tiro fiondato, respinge Mistretta, palla che rimane lì, ancora Mistretta sul tiro masticato da Federico, cercato Guaiana poi la gira ancora su Cammareri, cross che arriva in aria, la girata di Agnello, blocca Zummo, c'è la punizione di Romano, pallone che spiove in mezzo, colpo di testa, la parata di Mistretta, il calcio d'angolo, se ne occupa Secum, pallone in mezzo Costantino, poi Secum ancora, crossa di prima, pallone messo fuori, tempesta col sinistro, palla alta,
La punizione per la Don Carlo Misilmeri. Romano, tocco per Pellegrino, tiro deviato, Mistretta, la fa sua. Trollo un po' difettoso per Riva Miliziano, ingresso in area, Miliziano al limite, Cerniglia cerca luce per il tiro, non la trova, poi gran palla per l'inserimento di Federico che calcia il salvataggio, anzi no, la palla direttamente fuori. La punizione, Secum, scodella in mezzo, colpo di testa e c'è il raddoppio firmato da Pericone, ma fuori gioco, fuori gioco. C'è la punizione per l'Accademia, fischia l'arbitro, Secum traversa, ma l'ha toccata anche Zummo, quindi calcio d'angolo. Vabbè, il cross, secondo palo, prova ad arrivare Pavesic, anticipo di Pericone, palla per Cerniglia, Cerniglia prova a liberarsi, Romano, zona tiro, ci prova Romano, Mistretta respinge Matera, gol ma in fuorigioco, fuorigioco. Può salire il capitano dell'Accademia, Cammareri, arriva praticamente in area, ancora Cammareri, calcia Cammareri, palla alta sopra la traversa senza deviazione. Punizione di Zummo, Secum di testa, e l'arbitro fischia alla fine, l'Accademia Trapani espugna il campo della Don Carlo Misilmeri col punteggio di 1-0. E allora, un Misilmeri decisamente dimesso, potremmo quasi dire soporifero, presidente, contro un'Accademia Trapani invece che aveva bisogno di punti perché ultimo posto in classifica. Diciamo, le motivazioni sono diverse, la possiamo mettere così? Sì, però veda, per fare il malpensante, però come mai il Misilmeri viene a Mazara? Una signora squadra che Mazara 46 fa una gran partita, vince meritatamente 2-0. Ormai a casa propria ci cagano le ambe. Però ci può pure stare. Sono finite le vitamine, come si suol dire. Ah, a me perché hanno consumato tutte le vitamine qua. Tutte le vitamine le hanno lasciate qua. Però dico, dalle azioni non c'era quel piglio. Diciamo che ha avuto stato, hanno fatto la partita così, ci sono state forse più azioni da gol della parte del pareggio che l'Accademia Trapani, secondo me non c'era quella volontà di vincere la partita da parte del Misilmeri. Sì, sì, da, giustamente l'Accademia no, l'Accademia come noi cerchiamo di ogni domenica poi avere il coltello fra i denti perché sì, noi abbiamo necessità di punti, proprio necessità, però dico, va bene così. È un risultato questo, Girolamo, che lascia molto a desiderare, al di là del discorso classifica, sul piano dell'atteggiamento, cioè nel senso ancora siamo a 9 partite dalla fine del campionato, sì, voglio dire. Certo, va. Il campionato ancora è molto lungo. Mi sembra prematuro certe cose. Lo so, ma vedi, certe volte le cose succedono non perché si vuole che succedano. Ma vanno così? Vanno così, succede e quindi e si accetta, magari un calciatore invece di mettere la gamba la tira perché si spaventa, non è la partita clou e quindi gioca più sul velluto, diciamo. E quindi sì, si perde una partita che si poteva anche non perdere. È possibile, Salvatore, che Marino, che il Misilmeri abbia preso sotto gamba l'Accademia Trapani, che quindi alla fine l'Accademia Trapani, che fra l'altro ha avuto quasi subito la concessione del calcio di rigore, fra l'altro parato e poi rimesso in porta. È possibile che l'Accademia Trapani abbia approfittato di questo atteggiamento mesto da parte del Misilmeri? Cioè, io credo che il Misilmeri abbia affrontato la gara in maniera, per la serie, tanto la vinciamo comunque sicuro. Ecco, non so se... Sì, sicuramente, diciamo, come ha detto il Presidente, non c'è stato quell'appiglio della partita da parte del Misilmeri di voler assolutamente combattere, però dico, abbiamo avuto e quindi sicuramente avranno preso sotto gamba anche la partita perché vedevano che l'Accademia veniva da una sconfitta molto larga in casa.
Però c'è stato anche un cambio di allenatore e di solito quando c'è un cambio di in panchina, insomma, le squadre hanno delle motivazioni diverse. Quindi ci può essere che il Mesilmeri abbia un po' sottovalutato la squadra e poi in campo è stato troppo tardi per rimediare al risultato. Però non più di questo, diciamo. Però è anche vero, Presidente, che le prestazioni dell'Accademia Trapani erano molto negative anche in termini di gol presi fin quando c'era quell'allenatore, che c'era fino alla settimana scorsa, che diciamo a un certo punto non era più, diciamo, nelle grazie dei giocatori e forse anche della società, ragion per cui è stato allontanato ed è stato preso Melillo. Io non credo, non sono mai dell'avviso che nell'arco di 4-5 allenamenti si riesce a stravolgere la forma mentis di 20-30 giocatori, a dire il vero. Però è anche vero che i cambi di panchina spesso e volentieri qualcosa incidono. Lo possiamo dire questo in merito a questo risultato? Ma o tu continui sempre a pensare negativo? No, sicuramente è così, anche perché dico l'unica possibilità per dare una sterzata a un andamento non va bene è l'allenatore. Nel loro caso evidentemente ha funzionato, anche perché Melillo poi è un personaggio, ha fatto pallone, molti giocatori che giocano con l'Accademia lo conoscono molto bene, possibilmente sono pure buoni conoscenti, per cui magari è stato un input in modo positivo e quindi magari hanno dato di più e c'è quello stata che una hanno sterzata, dato una sterzata. Esatto. E fuori di ogni dubbio che pare che anche l'ingresso in panchina di Filippo Cavataio su quel della panchina della Folgore ha dato i suoi frutti. Perché Girolamo, dopo 119 giorni, finalmente la squadra rossonera ritorna alla vittoria. Mi permetto di dire, acciuffa 3 punti contro quella che in un certo qual modo stava diventando una diretta concorrente, cioè il Casteldaccia, condannando il Casteldaccia stesso a riflettere molto su certe scelte che sono state fatte anche in occasione del calciomercato dicembrino. Sì, sono d'accordo con te, soprattutto perché, ma vedi, io torno sul fatto che hai detto poco fa, insomma, sul fatto che l'allenatore dopo 3-4 giorni possa cambiare l'andamento tattico di una formazione. Secondo me è più un fatto psicologico, esatto, piuttosto che un fatto tecnico. Nel caso di Filippo non ha avuto neanche questi 3-4 giorni. Appunto, quindi che si parlava di Chianetta, sì, come no, certo, c'è stato il fatto di Chianetta, poi vabbè, tutte queste cose sono cose che riguardano loro, lasciamogli a loro, ma dico io che una formazione, guarda, quello che più ci è andato sotto è il Casteldaccia, insomma, perché già da domenica scorsa ne abbiamo parlato, era quasi in caduta libera e non riesce, ed è forse l'unica delle squadre di sotto che non ha fatto campagna acquisti adeguata, a mio giudizio, perché tutte le altre si sono rafforzate o cambiate totalmente, un po' come il Mazzara, ma proprio il Casteldaccia non ha fatto niente. La Folgore torna a vincere dopo 120 minuti a fare gol, insomma, e quindi a segnare e a vincere una gara che la allontana ulteriormente dalla zona play-out. Anche se io resta... Detto, per me da 24 in giù, esatto, sono tutte là. Basta vincere o perdere 1 o 2 partite e via. Insomma. Se la regia mi mette in sovraimpressione la classifica, gentilmente... Salvatore Marino, è fuori ogni dubbio che Casteldaccia, Fulgatore, Aspre e Mazzara in questo momento sono le candidate principe per giocarsi l'ultimo posto? Sì, dico... l'ultimo posto è retrocessione diretta. Diciamo che non immaginavamo... No, di questo del Mazzara ne parliamo fra un attimo. Qualche mese fa che la classifica era così corta anche qua nella zona play-out, per cui... Perché tutti qua con una vittoria possono, diciamo, scavalcare le altre contendenti. Anche lo stesso Accademia Trapani, che viaggia con 20 punti in classifica, non è esempio. Ma già domenica prossima Accademia Trapani Aspra, c'è uno scontro diretto. Qualcuno delle ruote va a perdere. Fulgatore, Aspra,
riescono, possono con una vittoria vanno a 20 punti, quindi diciamo là sotto c'è una bagarre, per cui fino all'ultimo sarà un campionato molto combattuto. E il lato destro è tutto da vedere. So. Da vedere, esatto. Diciamo che sono anche quelle... se Gerace e Folgore secondo me sono un po' esenti. Gerace e Folgore sono più in una situazione più tranquilla. Però dico mai dire mai. Rischiano anche con l'ultimo posto dei playout, diciamo, certo. È l'ultimo posto utile, magari non rischiano l'ultimo posto ma rischiano di essere invischiati certo. nella certo. zona playout, quindi diciamo che si è fatto un campionato nella parte bassa della classifica molto interessante, molto sarà fino alla fine sarà così e un questo, campionato che scusi prego e questo comunque può dare fastidio pure alle grandi, nel senso che qui ogni settimana ti devi giocare tutto e certo. quindi anche le squadre che per adesso si trovano in una situazione di classifica più tranquilla o che stanno lottando anche per degli obiettivi, possono rischiare in qualsiasi campo, perché questo ci sta dicendo il campionato in questo momento. Per quanto riguarda la parte finale della classifica, è forte ogni dubbio che un gran sospiro, aggiungo io vitale, possiamo rientrare in studio, l'ha tratto il Fulgatore, di cui abbiamo delle fotografie, non abbiamo il video. Ma non ti ho reso così, perché il tuo viso si illumina ogni volta che si parla di questo Fulgatore. Non è che ogni settimana posso dire, raccontare sempre la storia. Come no, tu raccontare la storia, io, ma fare lo bravo. Vabbè, allora io, mio padre e mia madre sono nativi di Fulgatore, sono stati nativi di Fulgatore, ragione per cui il mio cuore è metà quest'anno è dedicato al Fulgatore. Personalmente sono felicissimo della vittoria con lo Sciacca. Un Fulgatore redivivo, possiamo dire, no? Cioè un 2-0, figlio anche qui di un'organizzazione 2-1? Di un 2-0 che poi diventa 2-1 nel finale, ma già il risultato era acquisito, cioè non c'erano più neanche i tempi per poter lo Sciacca recuperare. Diciamo che Fulgatore era di quelle squadre che si è rimborsata. Tu pensi che solo il brasiliano abbia fatto la differenza? No, perché ne parlano un gran bene di quello lì. No, non è una questione di... Non è che hanno preso solo il brasiliano, cioè c'erano degli altri innesti che avevano fatto, che magari fino a quel momento non avevano reso, magari si sono amalgamati col gruppo, perché non è che tu puoi prendere un campione un professionista e viene a giocare in eccellenza, non è facile. Non è facile. Gli devi dare i suoi tempi, insomma. Ma quando entra nell'idea di come si gioca l'eccellenza, poi fa la differenza. Voglio dire, anche qui sicuramente loro si sono rafforzati, questo è poco ma è sicuro. Evidentemente stanno cominciando a raccogliere i frutti, perché dico, le ultime partite non era il Fulgatore, anche quando hanno giocato contro di noi vincevano 2-0. Siamo stati, diciamo, fra virgolette, pure bravi noi a recuperare la partita. Il Mazzara poteva pure vincere 3-2. 3-2. Se non fosse stato, insomma. La fortuna non è dalle nostre parti, non passa completamente da qui, passa sempre alla larga. Però voglio dire, non è una squadra oggi che lo affronti con molta facilità. Crea delle difficoltà a qualsiasi squadra, in questo momento il Fulgatore. È un momento di condizione atletica smagliante per la squadra biancoceleste di Fulgatore, cioè riesce ad sopperire talvolta alle carenze tecniche con la prestazione atletica. Alla fine voglio dire è importante anche questo. Ma certo che è importante anche questo, ma vedi, da dopo il campionato di dicembre, diciamo, che il Fulgatore, anche se non ha vinto le partite, ha fatto delle buone partite, sempre. E quindi i rimforzi che ha preso sono stati adeguati e hanno aggiustato la squadra, perché anche se ha perso, ha lottato fino all'ultimo e difatti non prende più i 5 gol che prendeva sempre. E quindi se perde 1-0, 2-1, quindi di misura. È accettabile. E quindi cosa significa? Che una di quelle squadre che ha azzeccato le giuste
mosse, bravo, le giuste mosse. Sono le pedine dello scacchiere. Bravissimo, ecco, bravissimo. Ecco. E quindi scacchisticamente danno anche lo scacco matto alle squadre. Salvatore Marino, se da una parte c'è un Fulgatore che, dobbiamo essere sinceri, sta vivendo un momento particolarmente felice, non fosse altro perché è rimasto attaccato al carro della classifica, e questo non è roba da poco, tenendo conto anche della realtà di Fulgatore, inteso come dimensione urbana e cittadina pure. E poi il primo campionato d'eccellenza stanno facendo. Nella storia, alla dirigenza del Fulgatore si possono solo esclusivamente fare i complimenti per quello che stanno facendo. Però dobbiamo anche evidenziare che questo Sciacca è una delusione non indifferente, perché e ti cambia tre allenatori e ancora continua sempre con te, perché da uno Sciacca non ti puoi aspettare una prestazione come anche quella di domenica scorsa, dove la squadra ti tira fuori motivazioni non indifferenti, poi va a giocare a Fulgatore ed è assente, no? Cioè, vuol dire che questa squadra sta evidenziando che questo campionato è iniziato male e sta finendo peggio. Infatti volevo dire questo, lo Sciacca all'inizio del campionato era una delle pretendenti alla vittoria finale, perché, secondo loro sì. Diciamo, quello che c'era nel roster che aveva allestito la società, c'erano tutti i nomi eccellenti. E durante il percorso del campionato è chiaro che ci sono state due o tre fasi in cui sembrava che la squadra si riprendesse e poi ci sono state le ricadute. Questo a testimonianza anche di questo il cambio di allenatori. Quindi mi aspettavo di più dallo Sciacca, ed è chiaro che magari uno nella partita Fulgatore Sciacca si aspettasse un risultato positivo da parte dei saccenzi, e invece succede proprio questo, che il Fulgatore è più motivato, più tecnicamente in questo momento e fisicamente sta andando bene, riesce a battere lo Sciacca in maniera anche netta. In parole povere, giusto. Però in parole povere, Girolamo, non è una questione di allenatori, no, a mio giudizio, no. Perché arrivando a sto punto ha cambiato tre allenatori, quindi esatto, non c'entra niente. Io mi permetto di dire che in questo momento la lettura dello Sciacca va fatto sul piano degli stimoli. Sì. 27 punti sei a metà della classifica, sì. Cioè non sei, perso, sì, non sei né non nella retrocessione, non puoi fare play-out, non puoi fare play-off, non puoi fare niente, giova. Quindi alla fine aspetti che passano, sì, le giornate, 90 minuti della esatto, che passano le giornate, certo. E allora veniamo adesso alle immagini inerenti alla partita, che per cui fra l'altro abbiamo anche i nostri ospiti e non vediamo l'ora di parlare con loro. Mazzara, Aspra, a seguire ci sarà anche l'intervista rilasciata nel dopopartita di Dino Marino. Ancora Ciancimino con la sciabolata col mancino a cercare Boyang, arriva sul pallone però Gomez che mette in mezzo dalla sinistra, la palla troppo all'indirizzo del portiere. Quindi bisogna anche stare attenti, adesso vediamo. Il tentativo di Messina. Giusto Luca, l'approccio quello proprio mettere in difficoltà gli avversari. Tanto il tentativo di Martello Espino sporcato forse da un difensore avversario, non secondo la terna arbitrale. Che bellissima giocata, però insomma magari troppo fine a se stessa, però bisogna stare attenti. La ripartenza dell'Aspra con Barbera che entra in area di rigore, la conclusione di Barbera e l'Aspra è in vantaggio quando siamo al 19° minuto, una ripartenza fulminante. Perisce invece andare a una finta di corpo, poi ancora Martello Espino in avanti per Gomez, la palla però è troppo lunga per il terzino. La palla però resta nella metà campo del Mazzara con Barbera che serve il numero 7, ancora un diagonale del numero 7 dell'Aspra, si salva in qualche modo il Mazzara, entra sul mancino, la palla finisce a Martello Espino che ne fa fuori uno, poi va ancora sulla destra per Gomez Nobre che prova il mancino a giro, la palla deviata, finisce tra le braccia, tra i guantoni di Sise. La corsa un suo punto di forza, quindi tanto palla sinistra provato da Gomez che finisce davvero decisamente alto, lontano dalla porta, quantomeno a finire il primo tempo con un risultato non negativo, mettiamola così. La palla lì per Dali che cerca e trova l'imbucata per Casabala che se la gesta sul destro, poi il suo tentativo è deviato in corner da Piscopo. È stato anche un Mazzara diverso, invece oggi davvero può
puntare Terrasi come snobre. Come snobre poi col sinistro la mette in mezzo, il colpo di testa provato! Young che trova un gol, ma è tutto fermo per una posizione irregolare. Il motivo per cui non sia stato convalidato, cioè l'Aspra però a cercare il varco giusto in avanti con il tentativo di Terrasi che viene bloccato talmente per Sanyong, la palla per Bonanno che è a tu per tu con Benè, sbaglia clamorosamente un gol negli ultimi 10 minuti. Sì, è il Mazzara sta sbagliando il tentativo da centrocampo intanto da parte di Giglio che esibisce anche in un tuffo forse non necessario e finisce adesso dopo 2 minuti di recupero la prima frazione di gioco al Nino Vaccara. Mazzara 0, Aspra 1, decide finora il gol messo a segno al 19° da Barbera, via Santa Guida, Palmeri e Tomasino, allenatore il signor Giancarlo Ferrara. C'è intanto un pallone lavorato sulla destra da Casabala che prova a servire Gomez Nobre, poi Martello Espino prova ad arrivarci, arriva prima di lui però con Nico Antoni, Lamin Sisè, a questo inizio di seconda frazione di gioco, mentre intanto c'è Gomez che prova a mettere in mezzo con un colpo di testa della difesa dell'Aspra ad allontanare. L'Aspra fa bottino pieno qui al Nino Vaccara sconfiggendo di misura il Mazzara per 1-0. Allora, abbiamo visto le immagini, negli highlights onestamente mancano 2 occasioni per il Mazzara Calcio, una che l'ha fallita per un soffio è l'Assosi o Assosi che dir si voglia, che ha fallito un tocco di palla, bastava semplicemente sfiorarla con la testa, come dicevo Nera Mazzara a Scicalla, ecco, e la palla sarebbe andata in porta, invece l'ha colpita piena, è andata sopra la traversa e poi Casabala che ha fallito un mini calcio di rigore, possiamo dire, in movimento, sì, in sì, movimento sì. Era più vicino ancora rispetto al dischetto della, cioè, della porta, sì. E adesso se la regia è d'accordo metterei in onda l'intervista con l'allenatore del dopopartita. E dopo? No, il problema oggi è stato che la mia squadra, secondo me, non ha capito che questo campionato bisogna dare sempre il massimo, bisogna dare tutto. Si sono imborghesiti. 2 vittorie, secondo loro avevamo già raggiunto l'obiettivo. Non è così. Non è così perché chi sta laggiù per ora sta dando tanto, stanno dando tanto e noi oggi nel primo tempo sì abbiamo fatto qualcosa in più, abbiamo chiuso, ma io già l'avevo detto sabato nell'intervista che loro sicuramente giocavano in ripartenza, una ripartenza abbiamo preso gol, già era il film di questa partita, già me l'avevo visto questo film, però noi dovevamo essere più cinici, dovevamo essere più cattivi, nel secondo tempo tanta confusione. Non sto a dire qua il gol del pareggio che è netto, il pareggio solo il guardianino può annullare questo gol. Una palla che al limite del calcio d'angolo la metti dietro, come fa essere un fuorigioco. Lì solo questo guardianino può annullare il gol. Però dovevamo essere più cattivi, più cinici davanti alla porta. E non mi è piaciuto il mio Mazzara, sono sincero, non mi è piaciuto. Complimenti all'Aspra che ci ha creduto, ha fatto barricate, ha giocato, fatto la sua partita, complimenti per la vittoria, noi ci dobbiamo rimboccare le maniche, come dico sempre abbiamo fatto un passo avanti, ora abbiamo fatto 2 passi indietro, tra l'altro vedendo alcuni risultati, ora siamo risucchiati di nuovo siamo ultimi in classifica, mi sembra, quindi dico sempre, lo dico sempre, nonostante i pronostici siano tutti a fuori nostri, che bisogna non arrivare ultimi, bisogna non arrivare ultimi e cercare di fare i play-out. Non mi esalto quando sono arrivati 4 risultati e tutti già mi davano come il miglior allenatore dell'eccellenza, ma non mi deprimo neanche con questa sconfitta che purtroppo non me l'aspettavo, ma ci sta, il calcio è questo e vabbè, andiamo avanti e ci sono altre 9 partite. Commissario, io sono d'accordo con la tua analisi, dal livello di prestazione c'è sicuramente stato un passo indietro, soprattutto avendo visto le partite di Castelbuono e di Trapani della settimana scorsa, dove il Mazzara arrivava per primo più cattivo rispetto all'avversario su ogni pallone. Oggi l'inizio della gara era sembrato su quella scia, dopo il gol probabilmente sono mancate certezze, dopo il gol dell'Aspra. Sì, assolutamente sì,
Hai ragione, l'ho detto. Non hanno sudato, come si vuol dire, la maglietta. I primi 20-25 minuti, ok. Poi preso il gol e è scomparso il Mazzar. E questo non va bene. Non va bene perché una squadra che si deve salvare deve lottare per 100 minuti. Allora, siamo rientrati in studio. Abbiamo tagliato il discorso inerente Dino Marino. Dino Marino ci perdonerà per questo, ma diciamo che la parte essenziale l'abbiamo sostanzialmente ascoltata. E, allora, sappiamo che il presidente, per colpa di una bronchite che ancora si porta a carretto, ieri non è stato dei nostri, ma a lui chiederemo anche sempre l'andamento della squadra in queste ultime settimane. Però prima sentiamo il parere da parte del direttore generale Salvatore Marino, che presente, insomma, voglio dire, ha sofferto non poco, presumo, per la prestazione dei ragazzi. Si è fatto, come dice Dino Marino, due passi indietro? Allora, dal punto di vista dell'impegno dei ragazzi, secondo me hanno lottato, non ho visto un atteggiamento, diciamo, magari un po' molle, sono entrati in questa maniera in campo. Io ho visto che hanno lottato, purtroppo abbiamo preso un gol in una ripartenza, tra l'altro siamo stati sfortunati perché il Benimegna ci stava già male e quindi aveva chiesto il cambio, per cui si è visto chiaramente che non, nel momento in cui stava per chiudere e fare la diagonale, lui si è bloccato e quindi l'attaccante è andato tranquillamente in porta. E c'era stato un altro tentativo quasi simile, però poi penso che non abbiamo più sofferto noi come Mazzara. Abbiamo anzi costruito diverse occasioni da gol, siamo stati sfortunati, abbiamo visto il gol annullato che ora con l'ausilio delle immagini a quanto pare era realmente fuori gioco. Abbiamo avuto un'altra occasione quasi nitida, che era un calcio di rigore, ancora meglio di un calcio di rigore, perché ci trovavamo vicinissimo alla porta e l'abbiamo fallito. E abbiamo avuto un'altra ripartenza da parte nostra, che dove potevamo chiuderla diversamente, invece il centrocampista pur di allargare sulla sinistra dove c'era una prateria poteva tranquillamente entrare all'esterno in porta. Questo non è successo, ha trovato un'altra soluzione e abbiamo perso questa cosa. Quindi da questo punto di vista io penso che la squadra ha lottato. È chiaro che forse in questo tipo di partita bisognava ancora crederci di più, come ci hanno creduto gli avversari. Non mi sento di dire che la squadra ha fatto male, però è chiaro che non abbiamo fatto un passo in avanti né in termini di gioco né in termini di cattiveria, classifica. Diciamo. E anche di classifica, direi. La classifica e è allora evidente che purtroppo fra i risultati che ci sono stati delle contendenti e il nostro passo falso, che dico, due passi ora adesso siamo di nuovo ultimi e quindi dobbiamo, come dire, rifarci in altre situazioni, magari che sulla carta sembrerebbero più difficili, però che magari ci danno le motivazioni, le giuste motivazioni, perché a volte di necessità si fa virtù. Può darsi pure che riusciamo nelle partite successive e anche in campi proibitivi a poter fare risultati. È chiaro che per questo ci vuole la serenità, la tranquillità, e su questo che cerchiamo di lavorare in questi giorni. Prima di sentire il parere, non tanto sulla partita di ieri, sul momento del Mazzara da parte del presidente, io vorrei un'idea espressa da parte dell'opinionista su quella che è stata la gara, cioè come l'hai vissuta, ecco. Semplice, almeno io l'ho vissuta in questo modo. Ho visto un Mazzara che gioca bene quando gioca fuori casa, e quindi significa che il gioco che ha fatto l'Aspra lo fa il Mazzara fuori casa, a mio giudizio. Io ne sono convinto di questo, nelle ripartenze, e riesce a fare i gol, cosa che non ha saputo fare qua a Mazzara, perché ha fatto quei lanci lunghi, non
fatti e non ricevuti bene, recepiti bene dagli attaccanti, perché arrivano sotto porta e poi sbagliano i gol quasi fatti, diciamo. E allora cosa significa? Che abbiamo preso un gol e un altro lo stavamo prendendo perché i calciatori sono lenti in difesa, uno perché è lento di natura, perché Giardina e Ciancimino, scusate, Ciancimino è un ottimo calciatore, nessuno lo mette in dubbio, solo che ha l'età e quindi non ha lo scatto degli attaccanti come quel numero centravanti dell'Aspra, e Benivegna che era infortunato sin dall'inizio. E quindi io onestamente, quando faccio il plauso a Dino Marino, lo faccio perché se lo merita, ma a mio giudizio ha sbagliato a metterlo in campo sin dall'inizio, non doveva provarlo, doveva mettere direttamente un calciatore sano ed integro, perché quello scatto, quel calciatore addirittura si è alzato, ha preso il pallone di testa e se n'è andato, quindi ha avuto tutto il tempo. No, la palla è stata deviata da Ciancimino. No. Il portiere è stato lui stesso di testa, se l'è portato in avanti ed è scattato. Se è possibile devi ritornare sì, un po' indietro, poi, Mario. Puoi ritornare, Ciancimino manco la vede la palla. Allora. Assolutamente. E quindi questo... Hai ragione. Quindi, ricordavo male io. No, sì, prendi il pallone e se ne va. La sensazione poi è stato molto bravo a metterla in quel punto, okay, perché era l'unico punto per poter fare gol. E l'ha fatto. Ma la reazione come ti è sembrata? La reazione non mi è sembrata adeguata. Perché? Perché ha giocato con i lanci lunghi verso i nostri attaccanti, ma che non hanno saputo sfruttarli. E di solito, cosa che hanno fatto fuori casa? Fuori casa hanno fatto le doppiette, hanno fatto i gol, hanno fatto tantissimi gol. Quindi significa che quei lanci lunghi, nelle ripartenze, li hanno saputi sfruttare. Quando giochiamo in casa e quindi dobbiamo costruire, ci viene la difficoltà. E quindi ci conviene giocare fuori. Speriamo che domenica prossima a Marineo, che è una netta avversaria, possano fare gol. Noi notoriamente abbiamo l'abitudine di applaudire sempre e comunque giocate delle squadre mazzaresi. Questo vale sia che vincano sia anche che perdano. Cerchiamo sempre di infondere coraggio, perché alla fine questo è il nostro compito, voglio dire. Però è anche vero, e l'abbiamo detto per quanto riguarda il Mazzara, l'abbiamo detto anche ultimamente e anche spesso, per quanto riguarda il Mazzara 46, quest'oggi lo ritorniamo a dire anche per il Mazzara, che noi, parlando di pallone, di questo vediamo e questo possiamo dire. Allora, cose di spogliatoio, non le possiamo sapere. Lo spogliatoio ce lo può raccontare il presidente o il direttore generale, ma non certamente noi, che non siamo dentro lo spogliatoio e comunque non abbiamo diritto a starci. Il Mazzara sicuramente ieri è stato capace, dopo un anno e passa, che non mi prendevo dispiaceri allo stadio, di farmi ritornare a prendere dispiaceri. Ieri, ecco, questa sarebbe il calcio di rigore fallito. Se vedete dov'è, è 2 metri avanti rispetto. L'ottimo Casabala, perché onestamente bisogna dire che ha corso parecchio e si è dato da fare. Però mi piace, questo è un discorso che mi rivolgo specificatamente a Dino Marino, non è una colpa. Però solitamente quando le squadre giocano in casa e si debbono salvare, tirano fuori unghie, artiglie, certe volte pure calci. Troppo individualismi, caro. Se questa squadra, come dici tu, si è imborghesita, ieri noi avevamo bisogno di una squadra che menava calci a destra e a sinistra, perché in un modo o nell'altro tu dovevi riportare quantomeno il risultato in parità. Quello era il minimo, perché se mi permetti, la squadra avversaria, ancor prima che toccavano il pallone, si lanciavano per terra, dicevano e l'arbitro gli fischiava il calcio di punizione. E tu ne sai qualcosa, perché sei stato pure ammonito per una protesta di questo genere. Ovviamente sto parlando con Dino Marino, che sicuramente starà guardando la trasmissione. Fa rabbia. Perché fa rabbia? Presidente, perché fa rabbia? Perché dopo 4 risultati e prestazioni favolose, dopo 2 pareggi, ma quello che più conta, 2 vittorie che danno un morale, una fiducia, che stravolgono completamente i piani, l'andamento di questa squadra, che
Se guardiamo per un attimo la classifica, guardiamola per un attimo. Supponiamo per un attimo, se la regia, eccola qua, supponiamo per un attimo che l'Aspra ieri perdeva a Mazzara. O pareggiava. No, perdeva. Sì, io vado secondo la ricordi logica, perché venivamo da un 3-2 e da un 4-1 in trasferta. 7 gol fatti in trasferta. A Dio piacendo, in caso di vittoria, saremmo andati a 19 punti, l'Aspra sarebbe ancora a 14 punti e noi avremmo scavalcato persino il Casteldaccia, portandoci a ridosso di quel miracoloso Accademia Trapani che andava a vincere a Misilmeri. Vedi, Presidente, a volte una partita... Ora possiamo ritornare in studio. Questa partita con l'Aspra non è una partita dove abbiamo perso 3 punti, ne abbiamo persi 9, forse pure di più. Prego. Difatti, allora, io onestamente sono stato a Castelbuono a vedere la partita, poi domenica scorsa purtroppo con questa bronchite non c'era. Sei giustificato, sei giustificato. Però a Castelbuono onestamente ho visto una bellissima squadra e noi là non abbiamo giocato solo con le ripartenze, noi abbiamo segnato su azione, impostata da dietro con calma, quindi... Abbiamo fatto un buon calcio. E a Trapani l'Accademia, mi sono poi informato, è stata fatta un'ulteriore ottima partita, però a detta di qualcuno non c'è stata storia. Allora, io proprio ieri purtroppo ero a casa, quindi monitoravo, però non mi aspettavo... La sconfitta. Figura di noi. Questa sconfitta. Ma non perché era l'Aspra, perché si vedeva, proprio perché era l'Aspra. Il primo segnale forte è stato dato a Fulgatore. Allora ho detto, questa squadra forse ha un'anima. Che significa? Perché perdere 2-0 è recuperare dare una partita e a momenti diciamo che si ha di vincere, significa che c'è quel verver dentro. Cioè, una squadra che veramente non vuole perdere. Che poi i risultati ci hanno dato ragione. Non lo so, io ieri poi ho fatto qualche telefonata, sinceramente mi hanno detto che al secondo tempo la squadra non ha dato quello che poteva dare per recuperare quantomeno il risultato. Non dico vincere, però... Ma le abbiamo avute le occasioni però. Le abbiamo avute le occasioni. A me questa sconfitta non è tanto la sconfitta, non vorrei che si creano i presupposti per un, come dire, più avanti non affrontare le partite, e cioè avere quella paura di non vincere più, ecco, e questa è il patema. Però dico, dobbiamo avere fiducia al mister, alla squadra, perché in effetti sta squadra, io ho detto qualche amico, è una squadra che se gioca come è giocata a Castelbuono, a Trapani, che non l'ho vista, insomma, con questi ragazzi, è una squadra che non ha paura di nessuna squadra, allora, anche della Nizza, noi, noi... Però ieri purtroppo la riprova non c'è stata, perché se si vinceva chiaramente a quest'ora parleremmo di tutt'altre cose. Tutt'altre cose. Parleremmo di forte probabilità di tirarci fuori dai play-out e non disputarli nemmeno. Sì. Invece purtroppo la situazione è questa, ma sostanzialmente non possiamo negare Girolamo, e penso, Salvatore, la domanda la faccio poi anche a te, la stessa voglio dire. Sicuramente questo Mazzara, dice Giovanni Ricausi, ha un'anima. Io mi permetto di dire che ha molto di più di un'anima, cioè è una squadra. Rispetto anche a quella che si è mostrata nella prima, nel girone di andata, questa sicuramente è tutt'altra cosa. Sono d'accordo, vedi, secondo me, vedi, un attimo fa per esempio parlavo io con il direttore generale e accennavo al fatto di del molti individualismi in tengono il pallone, per la gioco forza devono fare e conquistare il tutto da soli, mentre questo forse è quando, si vuole risolvere la partita, e invece sbagliando, perché si
Stardisce. Si interstardisce il calciatore. Scirocco. E quindi, sì, Scirocco, probabilmente Scirocco. Si interstardiscono a giocare sempre il pallone. Quando hanno vicino il calciatore possono fare l'1-2 e quindi scattare e andare avanti. Esatto. Se fanno togliere il pallone e quindi ripartono e ti mettono in difficoltà. Ora, questo a cosa è dovuto, a mio giudizio? È dovuto alla mancanza di parlare. Di parlare subito immediatamente con il calciatore, perché la lingua non la si conosce e quindi ci sono difficoltà anche di dialogare con il calciatore. Hai visto quando ci sono stati cambi? Vabbè, ma nelle due partite precedenti questi problemi non ci sono stati, perché di parlare. Ma giocavamo fuori, te l'ho detto. Ah, qua bisogna ho capito, quindi tu differenzi le due cose. Sì. Il fattore campo per te è un elemento positivo o negativo? Il fattore campo fino ad ora è stato negativo, perché a Mazzara non si è vinto una partita. Una partita a Mazzara non si è vinta. E se io ti dicessi, ascolta, noi ieri ne parlavamo anche, questa domanda la pongo a te Salvatore, però noi ne parlavamo seduti in tribuna. Abbiamo avuto l'impressione entrambi ieri che questa squadra è predisposta, è predisposta maggiormente per il gioco fuori casa. Cerco di essere più chiaro. Ci sono tante di quelle mezze punte squadra, solo Casabala è attaccante, che comunque diceva Dino Marino che ieri è rientrato poco, aiutava poco il centrocampo, cose che invece nelle altre partite era molto più presente. Però questi diagonali di Ciancimino che partivano a destra e a sinistra, mi permetto di dire quasi millimetrici, da 40 e 50 metri, se vai in trasferta hanno una logica, se giochi in casa la loro logica finisce, perché l'avversario, specialmente vincendo, si chiude e tu in porta non ci arrivi più. Infatti poco fa dicevo questo, può darsi che questo risultato che ieri dovevamo assolutamente fare, però non abbiamo fatto, potremmo rimediare nelle partite successive, perché questa squadra, appunto per questo motivo, perché questa è una squadra che in trasferta ha dato molto di più. Lasciamo stare la prima parte del campionato, ma in questa fase abbiamo visto che, con proprio per il motivo che hai detto tu, degli esterni, delle mezze punte, che riescono con i cambi di gioco che da Ciancimino, ma anche i centrocampisti lo fanno con facilità, noi riusciamo ad arrivare nella parte di rigore, nell'area di rigore, quantomeno a ridosso dell'area di rigore, sulle fasce, per riuscire a mettere i palloni in mezzo e sfruttare le occasioni. Purtroppo in casa una squadra come l'Aspra, che era messa bene in campo, perché dobbiamo dire che era messa benissimo in campo, e fra l'altro quel palazzo che dominava in difesa ha diversi elementi che hanno pure esperienza in questi campionati e ieri lo hanno dimostrato. Ecco, contro una squadra del genere, o quando tu devi imporre il gioco, magari può darsi che abbiamo delle difficoltà. Speriamo, dico, mi augurerei che questo fosse un motivo in maniera poi che subito ci possiamo riprendere. Voglio dire un'altra cosa, è una nota goliardica, diciamo, perché ho parlato con un grande tifoso del Mazzara, che non è stato presente ieri alla partita per motivi familiari, e Nino Tumbiolo, insomma, che nelle due trasferte era presente e quindi butta sempre il sangue. Abbiamo perso perché non c'era lui. Ieri non c'era lui e quindi abbiamo perso. Quindi la colpa è di Nino Tumbiolo. Allora, Nino, hai il peso di questa partita sulle spalle, Nino. La colpa è tua se abbiamo perso. Però lo vedo, allora la prossima volta devi esserci. Presidente, sicuramente al di là della macchia che ieri c'è stata, possiamo dire che nell'ultimo mese è stato un periodo magico per la società, che ha capitalizzato al meglio gli sforzi che sono stati fatti con gli impegni presi nei riguardi di questi ragazzi, sia logistici che anche operativi, quindi di carattere economico, che hanno lo scopo di cercare ovviamente di mantenere e salvare la categoria. Sì. Dicevi poc'anzi che secondo te ciò non toglie che, al di là della prestazione di ieri, è
resta il dato di fatto che ciò che è stato fatto è benaugurante per il futuro, no? Cioè, sostanzialmente, scusatemi il gioco di parole, no, però senza dubbio, io cerco di a volte mi incarto pure io, cioè non è solo lui, l'età c'è anche per me. Allora, risultato finale, quello che voglio dire, sicuramente nonostante la giornata negativa di ieri, il momento si legge in maniera positiva, no? Allora, io sotto questo aspetto ti posso assicurare che questa è una squadra. Non è che da 3 mesi, 4 mesi che stanno assieme. E in questo poco tempo hanno fatto vedere che sono dei giocatori di qualità, altri meno di qualità, ma hanno molta intensità. E si è cominciato a vedere pure un bel po' di gioco, perché onestamente ci sei soddisfatto, ci si diverte. Io a qualche amico ho detto: questa è una squadra che ci si salva. E le fondamenta per il futuro, cioè da questa squadra, per come è strutturata, se si inizia una preparazione con questa squadra e con altri, non dico, altri 3 innesti di categoria, questa è una squadra per dare un po' più di valore tecnico, ecco. Sì. Lo tecnico con l'esperienza di questo campionato. Esatto. Perché ricordiamo che la stragrande maggioranza, se non dire tutti, sono tutti stranieri. Tutti stranieri. Ragazzi che non conoscono, tra l'altro anche molti giovanissimi. Sono molti giovani, tutti che stanno dando, come dire, del risultato che tu non ti aspettavi. Bene, lo prendiamo, tutto sommato lo vedo, poi vediamo. Non è malaccio, invece stanno dimostrando. Ora, se questi crescono e diventano un gruppo, e quindi quest'anno fanno questa esperienza, allora noi ci riusciamo a tenerceli e, ripeto, mettiamo degli innesti. Questa sarà, un anno prossimo, una squadra che nel prossimo campionato, sempre che ci siamo noi, salvo complicazione, questa è una squadra che, secondo me, a questa città potrebbe dare quelle soddisfazioni che finora, purtroppo, ahimè, non ci sono state. Perché l'augurio che tutti noi... Ma non è un problema solo di auguri. Prima l'augurio dobbiamo salvare questo, la categoria. Però dobbiamo salvare, giustamente, salvare la categoria. Ma in ogni caso non è quello il problema. Ma si può fare sempre lo stesso la categoria. Va bene, dico, in qualunque caso, è giusto provare a salvare la categoria. Ma questa sarebbe una vittoria. Ci sono pure le domande di pescaggio. Sì, però salvare la categoria in questo campionato sarebbe per noi già una vittoria. Non parliamo di queste cose così. Allora, per una stagione che è nata male e speriamo non finisca peggio, sicuramente la salvezza sarebbe l'equivalente, non dico di vincere un campionato, ma poco ci vuole. Allora, Salvatore Marino, lo dico a te e lo dico anche al presidente, sostanzialmente la domanda vale per tutte e due. Voci di corridoio raccontano che la squadra sta bene, tutto ok, non ci sono problemi, c'è tranquillità. Dino Marino, diciamo, riesce a gestire il gruppo senza grandi patemi. Ma mi corre l'obbligo, perché sento ultimamente molto spesso ricorrere questa frase, ma i rapporti tra la dirigenza mazzarese e voi sono come sono? Ecco. No, diciamo sono che... freddi, tiepidi, sentiti, caldi, ci si scotta le mani, come sono? Io diciamo che dal 19 dicembre, che è la vigilia della partita con il Castelbuono in Coppa, dove poi l'indomani siamo andati con i giocatori contati, e dopo qualche settimana di duro lavoro, perché stavamo cercando di formare la squadra, mi sono riproposto di occuparmi, di fare il direttore generale, di non occuparmi dei rapporti societari o altre cose, e questo, diciamo, c'è il presidente che lo sa fare abbastanza bene, per cui diciamo che lavoro io avendo la fiducia del presidente, ma soprattutto in sintonia con l'allenatore e con il direttore sportivo. Abbiamo allestito, credo, una,
una compagine, tutto il rispetto, perché sicuramente Dino Marino si trova una rosa di circa 25-26 giocatori, quindi e ti posso assicurare che sono tutti giocatori quasi allo stesso livello, per cui il mister ogni domenica ha difficoltà a chi mandare in tribuna, perché ne avrebbe bisogno di tutti, ci vorrebbero le panchine lunghe come in Serie A, quindi se le porta tutte e poi a secondo le esigenze della partita le utilizza. E quindi mi sono occupato esclusivamente di questo. Diciamo che in un certo senso ci siamo riusciti, ora stiamo cercando di lavorare per dare quella serenità per quanto riguarda la logistica, per quanto riguarda fare stare bene tutti questi ragazzi e cercare di mantenere gli impegni. È chiaro che ci possono essere dei ritardi, ci possono essere delle situazioni un po' particolari, ma la società in questo momento si è creato questo obiettivo di farli stare bene per non creare alibi in funzione di un finale campionato in cui servono i risultati. Come si suol dire, levamo le calunnie. Esatto. Ma c'è, scusate, un responsabile diretto con i calciatori nella società? Certo. Chi è? Lui, il direttore generale. Ma siccome questo rapporto... di questo ha detto lui. Sì, no, scusate, ma io non lo vedo questo rapporto diretto per ora. Diciamo che c'è, con i calciatori. Allora, c'è direttore, perché i malumori ci sono. C'è il direttore sportivo che è legata, che da qualche mese che è rientrato, e quindi abbiamo fatto c'è un'altra persona molto, fra l'altro, capace, una persona che di calcio ne capisce, che è Tony Minaudo, un ex calciatore, sì, che pure da qualche mese si è avvicinato, collabora, diciamo, collabora con noi, per cui sia dal punto di vista tecnico, perché si consiglia, diciamo, collabora con Dino in maniera quasi H24, e dà anche diciamo, coordina un po' le situazioni della foresteria, che, ripeto, dico, è una situazione logistica che va migliorata, perché in questo momento sono molti ragazzi là dentro, per cui i locali sono dei locali che, diciamo, ci stanno dando molto da un punto di vista della come dire, di essere un po', avere un tetto, però è chiaro che non è una struttura adatta o adeguata o preparata o studiata per una foresteria. E quindi diciamo si che fa di necessità virtù. Ogni giorno combattiamo per cercare di tamponare le falle che si vengono a creare, e cerchiamo di farli stare il meglio possibile, però okay, è chiaro che non abbiamo né la bacchetta magica né siamo nelle condizioni di risolvere un problema. Ascolta, il nostro compito non è quello di incicatire. Io ho voluto fare un esercizio. Tutt'altro, anzi. Presidente, serve anche per parlare con gli amici a casa, no? Con gli sportivi in generale. Allora, c'è stato un momento durante la stagione, diciamo orientativamente più o meno verso le feste di Natale, in cui i rapporti con la parte della dirigenza mazzarese non erano proprio dei migliori. Possiamo dire che in questo momento le cose sono cambiate e si sta un po' meglio, o ancora sono in quelle condizioni? Dico, tu che risposta ti aspetteresti? No, io l'avrei una risposta. Io dico però, sempre che i panni sporchi si levano a fondo ogni dubbio. No, ma noi, no, attenzione, alte, no, ma facciamo, noi non vogliamo sapere, noi non è che vogliamo sapere le cose interne del mandato. Diciamolo con una parola. Esatto, sappiamoci da una vocale o una consonante, né. Né. Ok, non sono né tanto buone, però sono più negativi che positivi, diciamo così. Non si può, diciamo, creare una situazione. Io non voglio creare, perché la trasmissione sarà vista. Sai perché pongo questa domanda? Sì. Il motivo per cui ho posto questa domanda è molto semplice. Se tutte le componenti di un gioco, e ci metto pure io nel mezzo, io inteso come trasmissione, sì, Girolamo, e remano in un verso, è più facile raggiungere la sponda opposta. Se invece in un momento di particolare momento positivo riusciamo a trovare il sistema pure per litigare su certe cose, litigare non in senso metaforico, sì, sì, cioè
di avere delle incomprensioni anche in questi momenti, va da sé che poi diventa tutto più complicato, Presidente. Perché in questo momento, io ripeto sempre la stessa cosa, Girolamo è stanco di sentirmelo dire, salviamo il campionato, salviamo la stagione, salviamo quello che dobbiamo salvare, e poi a fine campionato poi se non è il caso di Girolamo, se qualcuno sa tirare le capigli, si tira le capigli. Non so se sono stato chiaro, sbaglio in questo momento. È possibile, è possibile tirare i capelli quando ci sono i capelli, però con lui no, non vale. Io di fatto se... sto scherzando. Io non voglio, fare polemiche, no. C'è una società, ci sono dei dirigenti, e io sto cercando di fare il mio dovere. Però, ripeto, tu hai una metafora, la barca si porta in porto nel momento in cui, si capisce che c'è una proprietà, ci sono dei dirigenti e tutti remano in un verso. Se fra tutti i remi magari c'è quello che si mette un pochino di traverso perché è stanco e non rema, e la cosa diventa difficile. Io ho cercato in questi mesi, ho cercato di portare questa barca in porto. Se arriverà in porto, poi ci sarà il momento opportuno che dirò, toglierò il coperchio dalla pentola, ma sarà quando è il momento opportuno, e dirò chi l'ha portata realmente in porto e con quale impegno. Perché quando si ogni cane che abbaia uno ci va a tirare una pietra, non funziona. Potremmo sperare un terreno. Esatto. Sì, siamo d'accordo. Allora, io non voglio tirare pietre, non voglio, cerco di dare un colpo alla botte, come so dire sempre il mio paese, qua a è un altipagno. Però delle volte non le nascondo a dire che non c'è taglio, che diventa difficile, stancante, perché le pressioni incominciano a essere tante. Io capisco il paese. Magari non capisco qualche persona, però il paese lo posso capire, non è contento, le lamentele, ma se ci sono lamentele costruttive, io sono il primo a sedermi e cercare di... Risolve. Ma se ci sono lamentele... A gratis, dice. A gratis, distruttive, per cercare di far apparire, consentitemelo, i trapanesi, non sono capace a fare pallone, che viene il capo e fottesse i soldi, picchi, se ne vanno, ma mi dà di gambare più. Io so, dico sempre, se c'è qualcuno che vuole la società, si presenta. Non si presenta, venite, ci pensiamo neanche. Porta i soldi, si piglia la società e poi so che c'è ripagata, va a pagare lui. E allora, siccome sono stanco di chiacchiere per me gratuite, io dico, i panni sporchi se lo vanno a casa, io sono qua, ci metto la faccia, perché tutti parliamo, però parafulmine ha una punta. Sento. Essendo parafulmine piglia colpa, è inutile se facciamo tutte belle. E in parafulmine arriva il punto... che tra la troppa energia si può rompere, si può spaccare, sì, è un baracchio niente. Sì. Allora se c'è buon senso di famiglia e del bombata di famiglia, certe cose ci passano, ma signor, ripeto, ogni cane che abbaccia, te dai da pena, non si va da nessuna parte. Bah, allora, intanto a noi corre l'obbligo, come trasmissione, come primi tifosi, ci corre l'obbligo di sperare e augurarci che in un modo o nell'altro ci possa essere quantomeno quello stato d'animo che permette alla squadra di finire il campionato in serenità e in tranquillità, senza, come dici tu, tirare pietre al cane che passa. Dico, non dipende da me, però un taglio. Non mi sono spiegato, ascolta, noi stiamo ascoltando un din, però è anche vero che la campana fa pure un don. Certo. Quindi sto dicendo, stiamo ascoltando te,
Abbiamo appreso che il direttore generale dice: io mi limito a fare il direttore generale, e per me già basta e avanza questo, nel senso che preferisce non eludere l'intervento, ma lasciare l'incombenza, non fosse altro anche per l'incarico che hai a te. Però a noi che siamo dietro questa telecamera e questa TV ci corre l'obbligo di trasmettere un messaggio che sia positivo ai tifosi, dico bene, cioè, non è che noi possiamo dire allora smontiamo tutte cose, cioè, voglio dire che paradossalmente ci ritroviamo, seppur con motivazioni diverse, con Mazzara e Mazzara 46 più o meno nelle stesse condizioni. Paradossalmente, noi speriamo che queste condizioni possano mutare, specialmente, e non specialmente, da entrambe le parti, perché a noi ci piacerebbe parlare esclusivamente di pallone, se questo è possibile. A tal proposito ci vediamo l'ultimo filmato, che è Castelbuono Marineo, vi ricordo il finale, 4-1. In diretta abbiamo avuto problemi tecnici con la connessione, siamo al secondo minuto, il Marineo si è portato in vantaggio, ci scusiamo naturalmente per non aver potuto riprendere l'esecuzione del gol di D'Agostino, di Peri, Nunes, conclusione, la parata da parte di Fagone che blocca a terra, veramente conclusione di Lovico Mario, tanto tempo dal 2019, quindi diciamo che era un po' impreparato su questo cross. Intanto il colpo di testa da parte di Suarez, la parata da parte di Passaro, ex San Luca. Belecco trova l'1-2 con Torres, calcio di rigore. Mentre avessimo il VAR in questo momento abbiamo potuto anche vedere dove è caduto Torres, fischia l'arbitro, parte Arenoso! Che rigore, che trasformazione da parte di Federico Arenoso, aveva anche intuito l'angolo Passaro, ma il rigore era veramente molto potente. Parte Maggio, la palla tagliata che sorvola tutto lo specchio della porta. Palla recuperata da Jantus, verticale a cercare Torres. Torres, attenzione, cartellino rosso, espulso Maggio. Recuperata a Gaggio, Suarez sterza e il pallone ripete a cercare Diallo, la palla passa a Torres e il Ciaci Santiago Torres, il ruggito del Ciaci, 2-1. Parte il cross in mezzo, il pallone passa, Mantegna si impone, Palma che manda il pallone in calcio d'angolo, cambio per la super giovane Castelbuono, parte lo Spiovete, colpo di testa allontanato da Belecco e poi la conclusione provata da Mantegna, palla che si perde sul fondo, il colpo di testa da parte di Loporto, tanto un giocatore rimane il momento in panchina, Iattus, conclusione, la parata da parte di, probabilmente c'è la volontà di cambiare qualcosa anche in attacco, Torres avvia, Torres Passaro con un miracolo di essere il miglior marcatore sulla giovane Castelbuono, Torres all'uno contro uno, Torres sterza, Torres Passaro, quel pallone mi pare di c'è calcio d'angolo per la super giovane Castelbuono, c'è un ampio, c'è un'autostrada per Altieri, il pallone che è preciso sui piedi di Altieri che stoppa, va la conclusione, Antonio Altieri trova il primo gol con la super giovane Castelbuono, Antonio Altieri. La sua gara è stata sfortunata per l'espulsione di Maggio, intanto la conclusione e va vicinissimo al gol del 3-2, che però ieri ha perso contro la squadra missera, il Castellammare, conclusione, gol
da parte di Altieri, che mette il punto esclamativo su questa gara. Grande palla, quindi si è affulgato la partita, dovesse finire per 2-1 sulla Giovane Castelbuono, sarebbe a più 6. Allora, un Marineo che trova il modo per ingarbugliarsi nuovamente la vita, no, Giro? Era riuscito, grazie a... Allora, un Marineo che quest'anno ha fatto delle cose eccezionali, è andato a vincere l'unica vittoria, l'unica sconfitta che ha subito tra le mura amiche, il Profavara, l'ha avuto con chi? Col Marineo. Ha vinto il Marineo 1-0. Questa squadra è una squadra lunatica, fa delle cose eccezionali in casa e fuori casa, e poi ogni tanto fa delle prestazioni che sono, lasciamo perdere, che è meglio. E in un certo senso si può dire che questa gara... E io spero che questa, che domenica prossima facciano una prestazione come quella che abbiamo lasciamo visto. Perdere che è meglio. Esatto, lasciamo perdere che è a mio giudizio sarebbe la migliore delle occasioni per il Mazara. Indipendentemente dagli scherzi che noi possiamo fare, insomma, non giochiamo noi, e speriamo che il Mazara riesca a vincere questa partita, perché è una squadra, a mio giudizio, che gioca meglio fuori casa, perché porta risultati eccezionali, e quindi perché no? Guarda che oltre a Marineo Mazara c'è un Accademia Trapani Aspra, che sono le due partite, a mio giudizio, che interessano moltissimo per i play-out. Vabbè, certo, è chiaro. Allora, intanto vediamo in sovraimpressione, eccole qui, Sciacca Folgore alle 15. Allora, siccome... Sabato questa. Sì, è chiaro, lo stavo dicendo. Siccome il carnevale di Sciacca, con riferimento a sabato e domenica scorsa, sabato è stato fermato causa il maltempo, è stato spostato a sabato prossimo. Allora si gioca di sabato alle 15 per fare in modo tale che la gente possa affluire al carnevale senza problemi. Questa era perché di solito lo Sciacca gioca la domenica. Sì. La domenica invece abbiamo Accademia Trapani Aspra, che è una partita che ci interessa moltissimo, come anche Castelbuono, Casteldaccia Castelbuono, no? Sì, certo. È chiaro che poi Misilmeri Nissa, lì io non vado oltre con le ad esprimermi, perché non saprei proprio che dire. Dovrebbe vincere la Nissa, ma dopo la prestazione del Misilmeri non ho idea di cosa possa fare il Misilmeri. Geraci Castellammare, lì c'è da vedere se il Castellammare riuscirà a continuare il momento positivo e fantastico che sta vivendo in questa stagione. Mazara 46 gioca contro l'Atletico Palermo, speriamo che si possa scrollare di dosso l'apatia che l'ha, diciamo, accompagnata nel corso di queste ultime 5-6 domeniche e possa ritornare alla vittoria. Marineo-Mazara è una partita che ha un'importanza non indifferente, mentre Profavara-Fulgatore, per quanto mi riguarda, forza Fulgatore. Poi, chiaramente, quello che verrà, verrà. E io dico, niente obbligo. Scusa, io dico forza Mazara, non dirò mai forza Fulgatore. No, io forza Fulgatore. No, va bene. La partita è Profavara Fulgatore che c'entra forza Mazara. Io dico forza Mazara perché voglio che Profavara vinca. È tanto semplice. Quale forza Fulgatore? Allora, io ringrazio tutti gli ospiti che sono stati con me questa sera. Innanzitutto inizio con il presidente Licausi del Mazara e col direttore generale del Mazara, Salvatore Marino. Poi ringrazio anche il mio opinionista Gerolamo Cristaldi, e ringrazio tutti voi a casa, come sempre, d'altronde lo faccio ogni settimana e non mi stancherò mai di farlo, perché avete l'attenzione e la bontà di seguirci. Buon proseguimento con i programmi di Tele 8. Ciao. Buonasera. Sì.